siamo in un impianto dove trasformiamo rifiuti del raccolto differenziato umido e verde, delle potature, anche sempre della raccolta differenziata, in fertilizzanti e energia. L'energia è il punto dove lavoriamo molto per recuperare il massimo possibile. L'energia viene fatta con digestori, sono bidoni grandi dove abbiamo un processo completamente biologico, dove l'organico viene trasformato in metano biogas. Questo metano viene utilizzato da motori a scoppio. Abbiamo installato qua 9 motori, intorno a 9 MW di energia elettrici, e questa energia elettrici viene messa in rete. E questo fa bisogno più o meno per 60.000 abitanti. I motori per raffreddare hanno bisogno di un sistema di raffreddamento, in questo caso usiamo il teleriscaldamento. L'energia per raffreddare il motore viene messa in rete di teleriscaldamento e viene utilizzata in comune a fianco a questo impianto. L'utente più grande che abbiamo, per esempio, è un ospedale che ha una potenza installata di 3,5 MW energia termica. In questa maniera riusciamo a recuperare il massimo dell'energia che è presente dentro il rifiuto umido. Per far funzionare tutto questo sistema abbiamo un autoconsumo dove usiamo la parte elettrica per far funzionare la macchinaria e tutto il sistema, che è sotto il 5% dell'energia totale prodotta. Dopo abbiamo anche bisogno di energia termica, che usiamo sempre l'energia prodotta dai motori internamente a questo stabilimento. Anche lì l'autoconsumo è sotto il 5%. A fianco a questo impianto sono state costruite serre dove abbiamo una produzione di fiori. Queste serre vengono utilizzate per dare anche un'assistenza sociale per persone in difficoltà che possono lavorare internamente a queste serre. Tutto insieme abbiamo creato un sistema ecosostenibile per riutilizzare l'energia che viene fuori dalla raccolta differenziata dai rifiuti umidi. Thank you.